Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video e benvenuti nell'ultimo Vlogmas di quest'anno. Sono felice da una parte perché, ripeto, è stato tosto, è stato bello intenso, impegnativo, ma felice di avervi portato questa compagnia perché poi mi scrivete sempre il aspetto i tuoi video, il mi piace pranzare con i tuoi video, mi tieni tanta compagnia, quindi sono felicissima e mi ripaga di tutto insomma l'impegno che ci ho messo. Non so quanti anni sono che effettivamente io faccio i Vlogmas, sicuro 4 anni, proprio sicuri sicuri, questo credo sia il quarto. Appunto oggi è il 24, lo sapete alcuni anni li ho fatto anche del 25, alcuni anni ho fatto soltanto fino al 24 quest'anno per godermi un pochino di più le cose, eccetera. Preferisco finirlo oggi, ecco, poi magari vi farò sicuramente altri video, lo sapete. La mia categoria di video preferita sono i vlog, quindi avremo modo di parlare anche del dopo, farvi vedere i regali, magari le cose che ho ricevuto. Stamattina cosa è successo? È successo che io è da ieri che tipo controllavo un po' gli orari dei film e il 24 mi ricordavo che facevano anche gli orari di mattina. Col fatto che io ovviamente dopo devo cucinare, eccetera, però volevo comunque utilizzare tutto il tempo che ho. Ho detto alle 11 mi preparo, infatti adesso sono 11 e un quarto e vado al cinema. Ero indecisa perché volevo vedere sia Aquaman che Willy Wonka e alla fine ho detto vabbè, vediamoci Willy Wonka, semmai Aquaman lo vedo in Corea oppure poi me lo vedo qua, perché in realtà volevo farlo vedere assieme al fidanzato. Il problema è che lui non ha visto neanche gli altri, così per dire, quindi dovrei fargli vedere prima gli altri e poi andare a vedere questo. Però vabbè, gli altri se li può vedere pure da solo, onestamente. Quindi vabbè, insomma, poi vediamo. Quindi adesso mi vado a prendere il mio biglietto. Tra l'altro io ho sempre avuto la testera del cinema, lo sapete, perché io vengo a questo cinema tipo quando ancora appunto abitavo qui in Italia, penso venivo forse 3-4 volte a settimana, quindi mi conveniva fare il pass. Adesso non ce l'ho più che è scaduto, quindi devo pagare il biglietto, penso non pago il biglietto qua al cinema da una vita, perché di solito prenotavo online, andavo fine, no? E ho visto che i prezzi sono altini, tipo 9,60 euro, però se ci penso forse
Allora ragazzi, il feedback è il medesimo. Lo sapevo che era un musical, ok, però troppe canzoni, soprattutto all'inizio. Tu mi devi un attimo spiegare, troppe canzoni. E io adoro i musical, eh. Cioè sono una di quelle che mi piacciono, le canzoni bla bla bla. Mi ero scordata che le canzoni fossero in italiano. Non so se effettivamente Timothée Chalamet, credo si pronunci così, abbia cantato lui le canzoni. Magari le lingue originali sono più carine, in italiano non lo so. In generale anche la storia è un po' bambinesca. Non che la fabbrica del cioccolato. Io non ho mai visto il primo, quello di tanti tanti anni fa. Ho visto soltanto quello con Johnny Depp, ovviamente. Però quello mi piace, lo riguarderei, lo riguardo. Questo non lo riguarderei probabilmente. È stato un po' pesantino. Poi non posso farvi spoiler, insomma non voglio dirvi troppe cose. Però vabbè, è andata così, ecco. Magari poi mi sarei lamentata se fossi andata a vedere Aquaman. Adesso torno a casa che sono le 2 di pomeriggio. Poi dobbiamo cominciare a fare i soliti antipastini, perché noi ci occupiamo degli antipastini sia il 24 sia il 25. Io faccio 24 sera dalla famiglia di mia madre e il 25 dalla famiglia di mio padre. Allora, l'idea degli antipasti c'è, devo solo capire come imbastirla, perché sostanzialmente è molto semplice. C'è sempre la pasta sfoglia, il pancarré, le tartinelle, le cose da fare. Però magari riesco a fare una cosa un pochino più sfiziosa. Ho mangiato pomodoro e mozzarella per pranzo. Meraviglioso. Comunque vi avevo detto che avrei ordinato il libro viola del corso di coreano. Effettivamente è molto più grande rispetto all'altro, però lo devo mandare indietro perché ci sono delle pagine stampate male e mi è arrivato un pochino piegato, un pochino rotto. Ho chiesto il reso e la sostituzione, però mi sembra fatto molto bene. Cioè mi prende l'ansia al sol pensiero di tutta questa cosa. Ma comunque le consonanti in posizione finale, cioè ma voi siete pazzi, impazziti, ma tutto ok. Io diciamo sono tra virgolette
anche fortunata che non parto proprio da 0000. Adesso non so se qua c'è anche un'introduzione. Qui ci sono le vocali, l'alfabeto. Effettivamente ci sono sia le consonanti sia le vocali. Comunque vi terrò aggiornati perché vi ho visto molto interessati. Ci sono molte persone che mi hanno chiesto. Poi la faccio sapere come ti trovi, bla bla bla. Quindi lo farò. Vi faccio dare una sbirciatina perché vedete ad esempio qua vi dice le lettere in coreano e poi come diciamo dovrebbe suonare e come insomma poi le ho imparate io, come tutte le lettere vanno poi contestualizzate perché ci sono suoni che cambiano in base a vederli tipo in una parola rispetto a leggerli è differente. Io tipo all'inizio non riuscivo a capire le doppie, quando mettevano le doppie lettere dicevo qual è l'utilità, però essendo una lingua molto sonora ovviamente cambiano tantissimo il tutto. Tipo quando ad esempio scriviamo tteokbokki, vedete quando io dico tteokbokki è più accentuata e quindi infatti va messa la doppia G, diciamo che loro, a loro suona come una K, però hanno anche la lettera K, che sono ad esempio quando leggete tipo cacao taxi, fanno cacao. Quindi va un pochino capita, va, vedete ci sono un po' di robe particolari. Poi ad esempio qua le consonanti te le dicono come esplosive, affricative, che non so neanche cosa voglio dire in italiano, ma comunque fricative, anche qui nasali, liquide, poi vabbè ordinarie, aspirate, forti o raddoppiate, che è quelle che appunto vi dicevo io, oppure la P di oppa, che appunto è la doppia B, che però loro suona come P, un po' così ragazzi. Però sono molto molto curiosa, sono anche molto curiosa se ci saranno degli esercizi per scrivere, perché la cosa tipo che a me proprio non riesce a scrivere, cioè io ci provo in continuazione, ma vi giuro mi faccio ridere da sola, però vabbè ci sta ovviamente. Però vedo che qui ci sono degli esercizi effettivamente, quindi lo faremo. E anzi volevo cercare proprio su Amazon, perché ci dovrebbero essere anche dei libri che ti fanno fare proprio gli esercizi di scrittura e basta. Ecco la preparazione, tutte le cose che dobbiamo fare. Prima di tutto devo fare le palline fatte albero di Natale con il salmone. E poi ci volevo mettere un pezzetto di formaggio. Allora, qui stiamo facendo la parte delle tartine. Poi io sto facendo, anzi, ho finito di fare l'albero di Natale. Speriamo che venga carino. Aspettate, c'è una palla fuori gioco. Allora, sono giorni che non mi trucco, quindi devo un attimo rientrare nell'ottica e capire come si fa. Comunque mi sono portata qua tutta la mia pochettina con proprio le cose basic che utilizzo sempre. Ho aggiunto di nuovo, diciamo di recente, questi prodottini di Mulac che mi sono arrivati, sono bellissimi. Sono in realtà dei pigmenti che si possono usare su tutto il viso. Io mi sono tenuta questi, quindi colorini marroncini, e tutti questi brillantini che sono bellissimi. Tanto signor fidanzato ha aperto tutti i regali, gli avevo chiesto fai un video mentre apri i regali. Lui mi ha fatto un video dopo che aveva aperto i regali e riprendendo le cose che gli avevo messo. Gli ho detto ma è ovvio che io so che cosa c'è dentro, volevo un video della tua reazione, cioè ti riprendevi mentre lo aprivi. Quindi disastro, anche oggi il disagio. Comunque vabbè, è andata, le è piaciuto. Praticamente io ho fatto un peluscino di Rudolph, perché chi ha visto i video magari se lo ricorda, ogni volta che usciamo arrossa sempre la punta del naso, quindi lui mi chiama Rudolph, quindi aveva senso. Vabbè, detto ciò, comunque finisco sempre così, io come ogni anno, che sono quella che si mette in cucina eccetera, e poi ho poco tempo per prepararmi, quindi niente, farò del mio meglio, vediamo cosa esce fuori. Tanto cosa esce fuori, make-up di sempre praticamente. Make-up terminato, in realtà appunto è il mio solito, ho provato a utilizzare i prodottini nuovi, questi qua di Mulac, vediamo come sono, fissante, e poi devo muovermi perché sono già tutti pronti e ovviamente la stupida sono io che sono ancora qui. Momento regali ai bambini, mi sono persa di riprendere tutta la scena. Touch up con questo che ragazzi è pazzesco, non so come si chiama. Quale labbra? Oh ragazzi, perché si seccano così? Oh, e io vivo perennemente questi cosi. Regali time, vediamo se riesco a riprendermi. Qui il devasto della cucina. Mamma mia, io non vorrei essere mia nonna, sincera. Ma io ti
Allora, mi sono un attimo appartata. Questa era la stanzina di mio nonno, tra l'altro. Quindi speriamo ci porta bene. Comunque, volevo prendermi un attimo per ringraziarvi. Per ringraziarvi di essere stati con me anche in questi vlogmas, perché dopo non so se avrò tempo, visto che è quasi l'una. Sto cominciando ad accusare, perché io di solito non gioco mai a carte, perché non è proprio cosa mia. Mi piace più guardare le dinamiche, mi diverte. E quindi ho detto, fammi fare questo discorso prima che succeda tutto quanto. Tra l'altro sì, stanno già sparando i botti, non so se si sente. Ecco qua un'altra volta. Quindi appunto grazie per essere stati con me anche questa volta. Tornare in Italia, tra l'altro, dopo tanto tempo è stato particolare, perché ho letto, e io leggo sempre i vostri commenti, anche se magari non rispondo spessissimo. Lo so che vi è piaciuto questo ritorno, mi scrivete Ilaria in Corea, sì, però Ilaria in Italia, insomma, con le amiche ci erano mancati, quindi ovviamente anche a me. Però la Corea ormai è parte di me, cioè quando trovate il vostro posto è differente. Infatti, ripeto, tornare mi ha fatto tanto effetto, non pensavo. Anche vedere le persone, no? Magari che ogni tanto dicono, si chiacchierano e tu ti sei persa magari alcuni pezzi. Insomma, è strano, perché effettivamente quando poi lasci quella che era la tua realtà è totalmente differente, no? Ti senti un po' che ti stai perdendo delle cose che lasci qui per vivere da un'altra parte, per fare le tue esperienze, la tua vita, eccetera. Questi giorni sono un po' con questo sapore dolce amaro in continuazione, ed è molto particolare. Chi ha vissuto magari un'esperienza simile può capire questa dinamica. Però a parte questo, insomma, spero vi siano piaciuti questi video. Io ogni volta li adoro, perché come il resto dei vlog che faccio durante l'anno, anche questi durante il mese sono super impegnativi, ok, però sono densi e carichi di ricordi, poi anche per riguardare negli anni successivi, quindi super bello. Comunque adesso finiamo di giocare. Non abbiamo mangiato tantissimo, cioè io almeno non ho mangiato tantissimo. Poi succede sempre così, arrivi, porti le tartine, le cose, ti abbotti di roba. Io mi comincio a sentire male. Poi tipo dopo un'oretta, due orette, già ho di nuovo fame. Ora già ho fame, quindi andrò a cercare a spizzicare qualcosa. Però sono curiosa come sempre di sapere cosa avete ricevuto voi, qual è stata la vostra cosa migliore, che io ripeto e ripeterò sempre, cioè non è una cosa materiale, ma può essere un'esperienza, può essere aver ritrovato qualcuno. Sono tante.